Come si installa Windows 11 su qualsiasi computer? Scopriamolo insieme! Come ben sappiamo, Windows 11 ha bisogno di alcuni requisiti fondamentali per essere installato su un PC. Tra questi, il TPM 2.0 e il Secure Boot. Il problema è che non tutti i computer hanno queste tipologie di requisiti, soprattutto quelli più vecchi di 5 anni. Quindi con questo tutorial oggi vi spiegherò come installare Windows 11 senza star lì a cambiare chiavi di registro, cose estreme, ma con un semplice script vi insegnerò come installarlo e come effettuare l'aggiornamento senza diventare matti. Allora, intanto qua vediamo che io ho già fatto una prova su questo computer. Come possiamo vedere, non posso installarlo perché non ho il TPM 2.0. E quindi adesso andiamo a vedere il tutto. Allora, la prima cosa che dobbiamo andare a fare, ragazzi, è scaricarsi Windows 11 da questo link che vi lascio in descrizione. Allora, andiamo su download dell'immagine del disco ISO, ok? Selezioniamo Windows 11, il mio mouse fa cose fantastiche. Andiamo su scarica, lui ci manderà sotto e ci farà scegliere la lingua, mettiamo italiano, ok? Diamo conferma e in teoria, eccolo qua, ok, ci fa scaricare Windows 11 in italiano a 64 bit. Clicchiamo su download, inizierà lo scaricamento, allora io l'ho già fatto, ok, ce l'ho già, e poi dovremo andare a scaricarci questo script che, di cui vi lascio il link in descrizione, al mediacreationtool.bat. Ok, una volta scaricati io li ho messi sul desktop per essere un po' più comodo. Allora, qui abbiamo la nostra ISO di Windows 11 e qui abbiamo il nostro script che adesso andremo ad estrarre sul desktop, sempre per comodità, e andiamo ad eseguire skip TPM check on dynamic update v2.cmd. Non fate caso all'antivirus che comunque vi dà solo un avviso, andate su ulteriori informazioni, esegui comunque, sì, apri la PowerShell e vi andrà a cambiare lui le chiavi di registro del sistema, a quanto pare, fa tutto lui da solo in automatico. Basta, fatto questo possiamo anche chiuderlo, ora possiamo andare ad aprire la nostra ISO di Windows 11, ora andiamo ad eseguire il nostro setup, sì, avanti. Ok, lasciamo tutto così che va benissimo, andiamo su avanti, sta verificando gli aggiornamenti. Ok, riavvia il programma di installazione Windows 11 in corso perché ha fatto i suoi aggiornamenti. E come per magia noi potremo andare a installare Windows 11 senza problemi. Come abbiamo potuto vedere, con un semplice script eseguibile siamo riusciti a installare Windows 11 senza problemi e senza richiesta di TPM, cose così. Ecco, logicamente poi Microsoft sconsiglia questa operazione, però poi non so, adesso io lo sto ancora provando Windows 11, quindi non so, anche il mio computer che vedete alle mie spalle non ha il TPM 2.0, però funziona benissimo al momento, non ho avuto particolari problemi, ci monto i video, ci lavoro come sempre come facevo con Windows 10, quindi per il momento non ho rilevato alcun problema. Poi magari in un prossimo video vi farò sapere come va tra qualche mese per capire appunto se ci sono conseguenze senza questo TPM, Secure Boot, queste cose. Però ecco, per il momento va tutto bene. Ragazzi, detto questo, io spero di esservi stato utile anche stavolta con questo video. Mi raccomando, attivate la campanellina, un bel like, iscrivetevi e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!